Ho sfidato i miei fans nella mia nuovissima mappa di Fortnite, ovvero la box fight 2 contro 2 con zero delay. E adesso vi andrò a fare vedere qualche clip molto succulenta. Se anche voi volete giocare con me o provare a sfidarmi nella mia mappa box fight 2 contro 2 con zero delay, mi invito ad utilizzare il codice che trovate qui sotto e di passare adesso in live in questo momento. È l'unica! Sta già girando qualcuno con me! Yo! Faranno vedi i nomi, aspetta bro! Aspetta! Nascondi i nomi, no. Dobbiamo aspettare, ora si fulleranno ovviamente tante lobby, quindi... Ok, è entrata Gigia! Ce l'abbiamo! Signori, siamo ufficialmente nella mappa. Calma. Allora, con molta calma. Qua, come vedete, abbiamo creato l'hub di partenza, come avevo detto anche comunque nei miei video. E abbiamo voluto curare la mappa completamente nei minimi dettagli. Non volevamo fare un box che tu entri, selezioni le armi, sei in un cubo... e finisce lì. No, volevamo fare proprio un'ambientazione. In questo caso, come vedete, è un'ambientazione molto medievale, stile autunnale. Ok, ovviamente voi da qua non potete uscire perché è fatto ovviamente apposta. Qua selezionati i team. Qua ci sono tutte le varie armi che potete selezionare. Io ho voluto far mettere anche l'Avoc mitico perché alcune box fight non ce l'hanno. Non ho mai capito la motivazione, ma in realtà l'Avoc mitico per determinate cose è veramente strafiga. Qua abbiamo i team da selezionare. Qua c'è il tasto dello start. E poi la mia sala da streaming, signori. La mia sala da streaming. Qui ragazzi abbiamo l'easter egg dove i miei boys hanno aggiunto il gattino che letteralmente sembra Farah. Voglio l'Avoc però, signori, eh. Sono esigente questa partita. I am very exigent. 38 e mezza. Minchia. Calma. Posso giocare? Tutti possono giocare, ragazzi. Vi basta il codice della mappa e girare in pubblica. Potete giocare contro di me, contro chiunque. Voglio l'Avoc, procedo a fare 60 in headshot. Dicevi, bro? Impazzito il mio mate. Oh, si calmi. Tenente. Con calma, eh. Ti ha fatto un max a Tails che so ricordo per tutta la vita adesso, zio porco. No, mi ha preso i piedi. Allora, Crazy, se fai il clutch, è difficile, è buono, poverino. Oh, mi dirà delle belle slap, eh? Mi dispiace, Tails. Ultimo round. Anche se avremmo vinto noi, ma facciamo ultimo round, dai. Last round before the switch. Andiamo, Crazy Oscura. La vedo carica. GG, signori. Davide... Karim 101 e Kiri. Molto bene, signori. Buonasera. Io vado nel rosso, eh? Full box.
Sincera? Cioè, ci sarei rimasta male anch'io. Ma più che altro perché nel momento in cui hai fatto l'edit, c'era la scala gialla, però avevo il cursore messo alla testa. E ti sparo, boom, 200. Detto bene. Però devo finire ancora 17, eh. You and die. Oh my god, 400. No, bro. Non si tocca il mio partner. Si arriva a 5, ragazzi, eh. Devo fare 200. No, dai, zio porco. Ci ho provato. Volevo fare 200, ma non è stato fattibile. Zio merda! Ultimo round. Venga su, finisco il game e se vuoi vengo. Il mio pasticcino cremoso ha detto che vuole venire, ragazzi. Finisca, vada pure. Ah, hanno messo l'AOC, ok. Che ho la manica messa male. Ok. Non si sconfigge il mio domate così. Non si fa. Andiamo, Jake. È il momento di brillare, bro. Tre, due. Jake, ce la fai. Tranquillo, Jake, ho voluto trollare io. Volevo regalare una win a questo Tails, che poi se no piange. One shot. Ci vuole un mega GG, signori. GG, ra, quindi è il nostro picco massimo attualmente, se è così.
Peccato che ho missato perché sono lì. Avevo recuperato il fight. Ma? Non potevo fare nulla. Ok. 1-0. Mamma mia, il mio bro. 2-0. Oh my god. Fa-fa-fa-comi. Vai sniper, è il tuo momento di brillare, bro. Va bene, bro, hai brillato ugualmente, non ti preoccupare. One. GG, signori. GG.